Ciao, sono Aurora e racconto per immagini e non sono sola, ho qui accanto a me lo sceneggiatore Nicola Salerno. È timido, non parlo niente. No, però ho pensato che, dato che parliamo tanto di sceneggiatura e parlo tanto anche del mio lavoro, penso sia arrivato il momento anche di confrontarci un po' con altri. E per il titolo di questa rubrica prendo una citazione che ha fatto un altro collega sceneggiatore, Vincenzo Cascone, che è stato uno dei vincitori del premio Matador alla sceneggiatura, che quando andò a ritirare il premio disse: noi per arrivare qui ci siamo persi nei vicoli di Venezia perché non avevamo il GPS, e anche nel mondo del lavoro siamo sceneggiatori senza GPS. E devo dire che veramente più si va avanti più mi sento così, sempre senza sapere esattamente cosa bisogna fare per arrivare da qualche parte. E io quindi mi rivolgo a Nicola, intanto mi farebbe piacere se raccontassi un po' ai nostri ospiti appunto da dove vieni, che cosa hai fatto in passato, e poi se c'hai voglia di dirci dove stai andando e cosa fai per arrivarci, se vuoi dare qualche consiglio. Non darli troppi, sennò diventano non tutti... Già c'è una concorrenza, esatto. Dobbiamo anche pensare ad eliminarli. È vero. Quindi non tutto quello che vi viene detto potrebbe essere vero. No, ci sono delle trappole nascoste. Per spingere giovani aspiranti sceneggiatori al suicidio e ci sono mestieri più adatti, tipo anche i blogger, la regia, il blog, insomma, non è che dovete scrivere tutti. Allora, io sono laureato in arti e scienze dello spettacolo qui all'Università La Sapienza di Roma e già meriti una lode per questo, perché so che è una grande difficoltà venirne fuori vivi. È una palestra di vita, sicuramente. E dopo la triennale, avendo visto che la specialistica era praticamente un corso identico a quello della triennale, cambiava soltanto qualche libro e qualche professore, e ho deciso invece, siccome il mio desiderio era quello di fare cinema attivamente, ho scelto di fare un master, sono stato selezionato per il master in sceneggiatura dell'Accademia Silvio D'Amico, e quindi sono stato a studiare lì con Andrea Purgatori, Ugo Chiti, Edoardo Erba e Anna Marchesini, ed è stata un'esperienza molto, insomma, che mi ha, come dire, sgrezzato, mi ha professionalizzato quella che era una passione, un talento che avevo provato ad applicare, insomma, con cortometraggi amatoriali, ma non mi ero mai professionalizzato, diciamo. Penso sia una cosa molto importante, cioè passare dal vorrei fare, vorrei, ma non so, a imparare, diciamo, veramente il mestiere, quelle piccole cose che secondo me trasformano la passione in mestiere, perché io preferisco dire che il nostro è un mestiere, non è un'arte. No, è un mestiere, sì, perché anche l'arte è un mestiere. Ma sicuramente, cioè, però prima di tutto, proprio perché il cinema o la televisione è industria, dalle nostre idee viene fuori il lavoro per tante persone, io sento, sì, molto questa responsabilità. È vero. Quindi sì, mi piace dire, insomma, che capire che questo è un mestiere proprio come fosse un vero e proprio artigianato, più che secondo me è molto importante. Tu prima di andare a fare il master avevi studiato un po' qualche manuale o hai fatto come me che ti sei messo lì e hai scritto senza sapere nulla? Inizialmente ho scritto senza sapere nulla, poi un giorno un'attrice che ha letto una mia sceneggiatura me l'ha tirata addosso schifata dicendo che quella non era una sceneggiatura cinematografica, allora ho cominciato a cercare su internet degli esempi di sceneggiatura. Già a livello di font? Sì, di font, ma anche proprio come struttura. E siccome c'è questo vizio degli sceneggiatori italiani, ma anche delle produzioni, di non mettere, di tenere nascoste le sceneggiature. È vero, io, è vero. Un anno di master, nessuno dei miei insegnanti mi ha mai passato una sua sceneggiatura, ma neanche morti proprio, neanche chiedendole in ginocchio, però in realtà su internet si trovano molte, moltissime sceneggiature americane. È vero. Quindi io mi sono americanizzato fin da subito, è un difetto, sì, che ad esempio al master me lo continuano a dire anche adesso, cioè questo essere un po' americanizzato nello scrivere, ma questo vuol dire semplicemente che diciamo che gli sceneggiatori americani non hanno questa ossessione del rispetto del regista.
se tu vedi le differenze a livello di testo nelle varie sceneggiature, tra una differenza tra sceneggiatura italiana e una sceneggiatura americana, la sceneggiatura italiana tende a lasciare molto al regista, cioè di accennare soltanto. Anche questo, perché spesso è il regista, no? Nel nostro paese. Sì, secondo me si tende a esaltare troppo. Secondo me nel mondo anglosassone c'è più grande rispetto dei ruoli. Esatto, tu fai quello, tu fai quell'altro. Qui in Italia è molto difficile vedere un film che non è stato scritto anche dal regista. Molto difficile. Ma infatti mi viene da dire, questa sarà un'altra delle nostre grandi difficoltà, perché se noi vogliamo dirigere i nostri progetti, bene, ma A, trovalo un produttore che si fida di te per farti dirigere qualcosa. B, se non vuoi, devi trovare un regista che non è anche uno scrittore, che quindi non ti stupra la sceneggiatura, e devo dire che è molto molto difficile. Io già durante il mio periodo al centro sperimentale già avevo trovato questo regista che si era messo lì, aveva modificato la sceneggiatura dall'altro senza dirmelo, io ma cosa stai facendo? Quindi immagino che potrebbe essere un altro ostacolo, però non so se te vuoi dirigere anche, vorresti dirigere anche. Ho dei progetti che mi piacerebbe dirigere, però mi sento prima di tutto uno sceneggiatore, è quello che mi piace fare di più ed è quello che amo fare di più. Poi sicuramente ci sono alcune cose che magari ti stanno più a cuore, che inizi a scrivere in un modo diverso, cioè cominci veramente a scriverlo visualizzando ogni singolo movimento di macchina e diventano storie un po' più, come dire, personali. Altre cose invece tendi a lasciare. Sì, io lì ad esempio tendo a fare anche lo storyboard per essere sicura di andare in quella direzione. Poi appunto penso di fare lo storyboard per un film di 100 e passa minuti, dico no, fate voi. Poi io odio il set, questo deve essere uno dei grandi deterrenti a me regista, no? Mi piace pensare per immagini, mi piace parlare con gli attori, ma quando vai sul set non dove stress. Il set si è molto stressante. Se lavori in un grande team come la nostra Gabriella Primicerio, che salutiamo, che conosciamo, che ha creduto in noi, continua così, si può fare. Sicuramente il cinema, il set è secondo me l'apoteosi del lavoro di gruppo. Io lavorando sul set anche come elettricista, come runner, ti fa sentire importante qualsiasi sia il tuo ruolo, anche se è soltanto quello di portare i caffè sul set, però tu sai che quei caffè devono arrivare in quel momento, se no l'attrice può fare una scenata da prima donna, e questo dipende da te, sì. Se sai fare il caffè fatto bene, se lo sai zuccherare al tempo giusto, come l'ha chiesto, insomma, ognuno secondo è molto importante questo. E secondo me i set che funzionano meglio sono quelli appunto in cui si rispetta di più il ruolo, si dà la giusta importanza ad ogni ruolo ed ognuno magari non è costretto, come è successo a me nelle prime esperienze da regista, essere anche produttore, elettricista, direttore della fotografia. Il mio problema è che tendo a volerlo fare non perché non mi fido degli altri, ma perché sono talmente abituata a dover far tutto io, cioè banalmente in Merry Christmas io ero la regista, però facevo il caffè. Okay. Oddio, la troupe deve avere il caffè, se faccio io! Se uno ha una dote, secondo me deve sfruttarlo. Gabriella che mi tirava via dalla macchinetta del caffè dicendo non te ne devi occupare tu. Però sì, sono d'accordissimo con te e spero che, cioè, si tratta probabilmente che di iniziare a dare il giusto rispetto alle varie figure, anche grazie al lavoro dei sindacati, al lavoro della conoscenza che si sta avendo e in primo luogo anche dare valore al lavoro artistico, perché immagino ci sia confrontato anche te, molto spesso si pensa che un lavoro come il nostro non costi fatica a fare, non costi tempo, non costi soprattutto preparazione per farla. Ora, tu hai fatto il master alla Silvia D'Amico e immagino che a seguito tu abbia continuato a scrivere e abbia continuato a studiare, e adesso quando lavori su un progetto come lo prepari, come funziona? Il metodo di lavoro si è evoluto poi nel corso degli anni, cioè non è quello che ti insegnano, perché secondo me tutti i corsi di scrittura ti danno il metodo dell'insegnante, sì, che non è detto che poi diventi il tuo metodo.
perché se è vero che comunque il nostro è un, diciamo, è sempre un mestiere, quindi con quelle tecniche rudimentali che tu devi imparare da un mastro come qualsiasi altro mestiere, poi però entra in scena qualcos'altro, la tua ispirazione, come funziona, come il tuo modo, sei fatto tu. Esatto, il tuo modo di rapportarti al lavoro. Io devo dire, io sono della scuola di Andrea Camilleri. Sentiamola, perché no, in un'intervista lui aveva detto di essere un impiegato della scrittura. Io mi sento un po' così, nel senso che come Camilleri ha detto di non mettersi mai a scrivere senza essersi fatto la barba, questo per me non vale. Però è vero, sì, non è che ti alzi, ti metti in pigiama, ti butti a scrivere, esatto, e ti prepari come se fosse come se dovessi andare in ufficio. Io mi trovo bene a lavorare così, non dico, come molti miei insegnanti dicevano, questo è il mio metodo, si fa così. Io dico, io mi trovo bene così. Sì, esatto. Poi c'è chi scrive benissimo di notte, io di notte riesco a scrivere. Esatto. Io di notte devo dormire. Esatto. Questo... Io do il meglio di me sotto le scadenze, esatto, ad esempio. Le scadenze sono importantissime, secondo me, il darsi un tempo. Esatto. Secondo me la differenza tra professionista e amatoriale sta lì. Cioè, quando scrivevo da amatoriale, mi sedevo al computer, aspettavo che arrivasse l'ispirazione, scrivevo due pagine, poi uscivo una sigaretta, poi scrivevo un'altra cosa. Sì, magari andavi di progetto in progetto, esatto, e non riuscivi a concretizzare. Adesso magari anche in un periodo morto, in un periodo in cui non ci sono progetti all'attivo, si trova un concorso, un qualcosa che ti dico, ok, c'è questa deadline che è 30 agosto, e fino al 30 agosto mi dedico a questo progetto. Ma anche poi il sapersi prendersi una pausa tra un progetto e l'altro, dire ok, ho finito questa stesura, adesso è inutile mettermi a scrivere la seconda stesura il giorno dopo, facciamo passare una settimana, due settimane, facciamo sedimentare quello che abbiamo scritto, dedichiamoci a qualcos'altro. Sono cose che secondo me non si imparano durante il primo anno, si imparano, diciamo, nel corso del tempo, sì, quando tu acquisisci, diciamo, questo metodo, e può cambiare da persona a persona, secondo me. Sì. Per quanto ha riguardato me, io mi sono sentita di poter darmi la definizione di professionista nel momento in cui anche concretamente ho detto questo è il mio lavoro. E non è che lo faccio nei ritagli di tempo delle altre cose, perché come ho detto anche nell'altro episodio, bisogna tirare a campare comunque, e se si vuole vivere di lavoro creativo, soprattutto all'inizio, è molto difficile pensare di poter scrivere e basta. Quindi sì, ci sono anche gli altri lavori da incastrarci, però tu sai che quello è fondamentale, non puoi far passare un giorno senza fare quello, perché lì è dove tu vuoi arrivare. E nel momento, paradossalmente, in cui mi sono concessa questo, perché non mi ero concessa per molti anni di fare così, i risultati hanno iniziato ad arrivare. Quindi questo lo voglio dire, cioè richiede un po' di investimento, magari uno si calcola per quanto tempo lo può fare, oppure fa un lavoro che non deve stare sempre lì col cervello, però poi i risultati, se uno ci si mette, arrivano. Certo, non certo. Sei un cane colossale, ma voglio dire, bisogna capire quando sei cane. Esatto. Se sono dei cani impenitenti che continuano nonostante tutto, una cosa imbarazzante, però perché evidentemente qualcuno li nutre, questi cani. Penso la differenza tra il nostro mestiere ed altri è che non ci sono così tanti incompetenti, incapaci, che cercano e continuano a farlo, magari perché la mamma e la fidanzata gli dicono che scrivi bene, bellissimo tutto quello che fai, ma anche perché diciamo la tecnologia ora ce lo permette, perché chiunque può comprare per poche centinaia di euro una macchina fotografica con cui girare film, sì, a raffica. Insomma, chi frequenta qualsiasi gruppo Facebook sul cinema indipendente è inondato di queste cose. Io mi sono dovuto togliere, sì, sinceramente, perché a volte arrivano delle cose improponibili, cioè che non... Secondo me, ecco, io ad esempio, a me è capitato di produrre un corto, girarlo, montarlo, rendermi conto che non era un prodotto valido e buttarlo nel cestino. Molto difficile. È una cosa difficile, dolorosa, però rientra anche nel rispetto della professione, cioè non, perché poi qualsiasi opera cinematografica va coccolata, va portata in giro,
e tu devi essere orgoglioso e sicuro di quello che porti in giro, fai vedere alla gente. E io non volevo costringere le persone a stare 15 minuti davanti a uno schermo a vedere qualcosa di brutto. No, sì, confesso che anche certe cose del mio passato le sto abbastanza rinnegando, e quando mi dicono cosa hai fatto io, ci sono quei due o tre titoli, ma non... Voi però se scorrete in basso tra i video che ho fatto potete ancora vederli, quindi se volete sfondermi siete liberi di farlo, ero giovane e innocente e usavo Movie Maker. Ma sicuramente ci sono alcune cose che fanno parte comunque del percorso, cioè se io non avessi girato il primo corto orrendo a 23 anni, girato una telecamerina con quattro amici tirati per le orecchie, presi a schiaffi per recitare, veramente con le... Un corto realizzato a cattive maniere, veramente, con dei buchi orrendi di sceneggiatura, però come tutti i mestieri, tu lo impari facendolo, non lo impari stando sui libri. Tu puoi stare sui libri tutta la vita, ma se non impari quelle dinamiche da set, quanto è importante appunto, diciamo, l'etica professionale, lo stare sul set, comunque rapportarti con gli attori, con tutto il mondo, diciamo, del cinema, tu non lo impari stando sui libri. Esatto, sì, infatti lo stavo proprio per dire che uno studia, cioè, hai visto, c'è una caterva di libri e non altri ancora a Pisa, però appunto secondo me un approccio che può non essere giusto è che te non hai mai scritto nulla e dici voglio fare il romanzo italiano degli anni 10, oppure parti con voglio fare la serie TV, certo, o il filmone, perché comunque se soprattutto non hai mai avuto grande dimestichezza con la sceneggiatura, magari cominciare con un corto, dei racconti può essere una cosa buona, magari cominci anche con un film, ma sai che, certo, che sarà un percorso lungo. Sì, io quando ho provato a scrivere la mia prima sceneggiatura di lungometraggio è stato un fallimento, perché avendo scritto tanti corti ero convinto, sono pronto, vado, invece non è stato così, cioè mi sono reso conto che non avevo costruito un qualcosa che potesse reggere 100 pagine di sceneggiatura, però l'ho imparato facendolo. Esatto. Io ero alla fine del master, dovevo scrivere questa tesi, insomma, di diploma, con il mio relatore Sergio Pierattini, ci mettiamo a lavorare su questo soggetto e io finisco la prima stesura veramente a fatica, e lì mi sono reso conto che non era così semplice, cioè sulla seconda, sulla terza, cosa di cui ero molto sicuro nella scrittura del soggetto, ad esempio, già questo passaggio da soggetto a sceneggiatura, quella cosa mi sembrava perfetta nel soggetto, la vai a declinare sulle prime 15 pagine di sceneggiatura, ti rendi conto che non è un inizio forte, che non è un inizio credibile, e ti sei dimenticato tutto un qualcosa che non tiene in piedi il film. Quindi è stata molto faticosa la prima sceneggiatura di lungometraggio. E mi sono reso conto lì che dovevo studiare, cioè avevo ancora molto da imparare da questo punto di vista. Sì, indubbiamente. Anche tra l'altro mi viene da dire che tra soggetto e sceneggiatura sono spesso proprio due linguaggi diversi. Certo. Perché si è detto, no, il soggetto è quasi un romanzo senza dialoghi, la sceneggiatura sono immagini, inquadrature, dialoghi, e ti arrivi lì e fai, che ci vorrà mai? Come parla questo personaggio? Secondo me sarebbe poi un argomento interessante. E te adesso invece stai lavorando su una serie proprio, sì, che è un'altra cosa proprio ancora. Certo. Hai voglia di dirmi un po' che cosa hai dovuto fare te per passare dal film a sviluppare una sceneggiatura, come declinarla? Quanti episodi saranno, ad esempio? Questo ancora non si sa, perché ecco, una cosa che si impara quando si lavora sulla serialità, io ero convinto ad esempio di presentare un pacchetto, che questo pacchetto sarebbe stato comprato così com'era e proposto ad un network, invece non è assolutamente così, perché il lavoro seriale coinvolge tantissime persone, quindi quando tu presenti un'idea, anche se piace, anche se viene opzionata, poi questa tua idea deve essere, come dire, viene smembrata, passata tra tante persone che rivoluzionano, diciamo, ti danno anche altri modi di pensare la tua stessa idea. Perché magari quella casa di produzione c'ha quell'attore che deve usare, e magari quella casa di distribuzione
vuole che sia ambientato in quel posto. Ci sono tanti fattori di cui tu come sceneggiatore non puoi tener conto. Non puoi sapere già determinare, cioè ci puoi andare col pensiero. Puoi pensare ad esempio in quale regione c'è la film commission più forte e scrivere di conseguenza. Sono cose di cui tu non, su cui tu come autore non hai potere, ma non è detto in senso negativo, cioè non ci puoi arrivare ad avere tutto questo controllo, tutte queste cose con cui tu poi ti devi confrontare e di cui poi devi tener conto. Sì. Devi vedere cosa è importante e cosa invece è discutibile. Secondo me è l'anima del progetto, cioè il concept, quelle due paginette che tu scrivi, da cui tu parti, che contiene la tua idea e poi è quello insomma che va avanti. Cioè, tu puoi, poi dopo si può buttare anche tutto, ma non sempre è un male, perché nella serietà secondo me conta l'idea, cioè conta... Un professore di chimica, malato di tumore, inizia a produrre metanfetamina. Poi questa idea può essere declinata in 100.000 modi diversi a seconda del produttore che si trova, del network di riferimento, però quella è l'anima della storia che va portata avanti. Purtroppo questa idea non è venuta a me, ma è venuta a quel geniaccio di Vinzio, che io saluto perché gli ho rubato tantissimo, ed è un punto di riferimento... di quelli, ecco, uno di quelli da cui ho cercato di rubare in maniera vergognosa. Ma guarda, sto leggendo adesso Jeff Goins, poi vi faccio vedere il libro, ve lo faccio vedere anche a voi, lo so che voi adorate le nuove uscite dei miei libri, però sto iniziando a essere povera, quindi sto comprando un po' meno. Jeff Goins, che è un autore che parla spesso di scrittori che hanno bisogno di mangiare, appunto, dice che è la base dell'arte il rubare agli altri, ma non rubare nel senso oh ti faccio il cameo e nemmeno ti cito, no, essere consapevoli che ciò che noi facciamo ha chiaramente delle influenze e onorarle. A volte non siamo neanche consapevoli, cioè sono delle cose che tu fai senza rendertene conto, perché ci sono delle immagini, non so, delle sfumature, anche delle singole battute che ti restano talmente dentro, entrano a far parte del tuo subconscio, magari tu sei convinto di averla avuta tu quell'idea, poi magari non è così. E una delle prime sceneggiature che ho scritto è una trasposizione delle Iene di Tarantino, ma io non me ne rendevo conto, cioè io ero convinto di aver avuto quell'idea e poi non era vero. Ma però l'avevi vista? Sicuramente l'avevo vista, però era... Ero convinto che fosse un'idea molto originale, che non c'entrasse niente. Poi in realtà... l'ho capito rileggendola diversi anni dopo, ho detto, cioè questa è proprio una tarantina. C'è stato uno dei miei, sì, appunto il mio relatore, Sergio Pirattini, che in un testo che non c'entrava assolutamente niente, lui è toscano, mi fa, e tu qui ha fatto un po' ciango, dai. Ed è stata una battuta che mi è rimasta veramente appiccicata per tutto il master di sceneggiatura, perché effettivamente senza rendermi conto avevo scritto una tarantinata allucinante in una cosa che non c'entrava proprio niente, però era talmente, capito, era talmente preso da quello a cui comunque avevo cercato di rubare di più e non me ne ero reso conto, quindi sono cose che veramente ti restano dentro fino in fondo, secondo me. Ma devi imparare, secondo me, a sfruttarle, perché gli autori di riferimento, secondo me, tu non te li levi, così come Tarantino non può togliersi i suoi, cioè Fernando Di Leo è lì ogni volta, tu lo vedi, però devi sapere come rimescolarli, come ciancicarli e risputarli in qualcosa di diverso. E renderli qualcosa di tuo, che certo. Sì, e che comunque parla anche a qualcun altro, no? Dicevi prima che ad esempio adesso ti stai confrontando con un progetto nel quale delle persone ad esempio ti hanno detto di non apprezzare cose che invece tu reputavi fantastiche e magari invece apprezzano cose che te non pensavi. Certo. Quindi no, non dico di svendersi per il gusto degli altri, ma ricordiamoci i fantomatici, non mi ricordo chi è che disse questo, ma disse: io quando scrivo una sceneggiatura mi attacco sulla scrivania una scritta 8 euro, che è quanto costa il biglietto del cinema, quindi lui si deve ricordare che la gente deve pagare 8 euro per vedere quel film. Secondo me c'è il rispetto
del pubblico, che poi anche per una sceneggiatura può anche essere l'amico che te la legge così per farti un favore e ti dà la sua opinione, secondo me ecco, questo rispetto deve essere una linea guida, cioè qualcosa che non ti devi mai dimenticare, che tu non stai scrivendo per te stesso, non stai facendo, cioè non stai dello psicanalista e quindi scrivi quello che ti sei, perché ti vuoi sfogare, perché vuoi tirare fuori questa voce, cioè, tu comunque stai scrivendo per un pubblico, stai scrivendo per raccontare una storia. Esatto. E devi rispettare quelli che leggeranno, quelli che fruiranno della tua storia, insomma. È una cosa che secondo me molti autori dimenticano a volte, cioè continuano a parlare del loro ombelico. Questo l'ho notato soprattutto nel mondo dei corti, cioè ho notato che i corti si dividono in due sezioni più o meno, quelli che dici tu, che quindi sono corti estremamente artistici, autoreferenziali, che ti dici sì, ho capito, e io perché lo devo vedere, oppure i corti furbetti, tipo l'ospite, mea culpa, dove c'è una trama e poi alla fine, uga, c'è la ganzata, no? E appunto, perché te effettivamente con i corti lo puoi fare molto di più, certo, che con i lungometraggi, perché i lungometraggi, se te tieni per 2 ore una persona e poi gli fai il finale furbetto, il pubblico insorge e ti rincia vivo alla no? Quei finali da e si svegliò ed era tutto un sogno. Ah, la rinciatelo! Hai rovinato tantissimi film. Fanno anche i film così, pensavo sì, che sì, racconti. Sì, no, c'è stato un film che finisce così, sono coltellato perché era un film bellissimo, ma per ore due poi finisce così, l'ho perdonata, sinceramente. Nicola, a meno che tu non abbia altro da dire ai nostri cari video, YouTube, spettatori, come vi definite, non lo so, ti volevo chiedere, siccome è troppo stronzo chiedere qual è il tuo film preferito, perché quando me lo chiedono a me io mi alzo e me ne vado, ti volevo chiedere se ce l'hai, qual è il tuo manuale di sceneggiatura preferito? Allora, io ho trovato molto utile quello scritto da Age, al secolo Genere Incroci, sì, che scriviamo un film, mi pare sì, sia. Non so se ce l'ho qui, mi sa che ce l'ho a Pisa. Sì, ce l'ho a Pisa, però scriviamo un film, sì. Fu il primo che mi è stato regalato da una mia amica perché io mi ero buttata a girare un lungometraggio a 14 anni e lei fa, Aurora, no, non funziona così, toh. Anche essendo sicuramente un po' datato, perché io per quanto riguarda appunto gli studi sul cinema preferisco sempre i manuali americani perché sono secondo me quelli più esaurienti, quelli più professionali e quelli più impersonali, diciamo, perché tutti i manuali sul cinema che ho, italiani che ho letto, hanno sempre questo punto di vista dell'autore che si pone come vate assoluto. E soprattutto diciamo quelli italiani sono datati perché ormai diciamo il mondo del cinema si è americanizzato, nel senso lo standard è quello diciamo del mondo anglosassone su molte cose, quindi ritrovarsi a leggere in questi manuali la sceneggiatura all'italiana scritta a sinistra e a destra, cioè ormai non si fa più, quindi però ecco su alcune cose penso che il manuale di Age sia ancora adesso un testo validissimo, perché a parte perché lui è stato uno dei più grandi sceneggiatori italiani e, proprio perché ti dà, secondo me il mestiere dello sceneggiatore non c'è bisogno di così tante cose da dire, cioè le cose vere sono veramente poche, cioè non serve stare lì a sprologare, non servono le 1000 pagine di McKee alla fine. Però secondo me poi in realtà i manuali servono molto a poco. Consigli comunque un corso, questo è importante, sì, perché forse non è stato detto abbastanza su questo canale l'importanza di un corso per imparare e per conoscere anche altri. Certo, diciamo che è un mestiere che non si impara leggendo la teoria e poi applicandola alla pratica. Se tu prendi il libro di McKee su cui hanno studiato praticamente, è un testo fondamentale per chiunque voglia fare lo sceneggiatore, ma non bisogna prenderlo come cioè non è il libro di medicina, il libro di anatomia umana che tu devi imparare a memoria, se no poi non sai fare il dottore. Se tu studi quel libro e poi pretendi di scrivere sempre così non sarai mai originale, non è quello l'unico modo di fare cinema.
secondo me la cosa più utile è come se tu imparare a fare il falegname, ti metti, guardi il falegname, lo guardi in tagliare il legno per fare il tavolo e impari il mestiere. Secondo me la cosa più efficace è leggere sceneggiature. Leggere sceneggiature, guardare tanti film, perché leggendo la sceneggiatura tu impari quelle cose tecniche che servono, che rendono la tua idea comunque un prodotto, insomma un vero lavoro. Poi è ovvio che confrontarti con dei veri professionisti è importante, quindi per me il corso non è importante nell'esercizietto che ti farà fare, non è importante nella spiegazione su cosa è il soggetto, cosa è il trattamento, cosa è la sceneggiatura. È importante il confrontarsi con dei professionisti, cioè è lì che si impara, nel guardare qualcuno che fa quel mestiere. Esatto, consapevoli che anche loro sono lì che continuano ad imparare, si spera, perché se non continuano ad imparare vuol dire che sono dei vecchi babbioni saputi e meritano di essere superati. Sì. Esatto. Io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con me e spero di incontrarti presto al cinema, nel senso su un cartellone o in televisione, quella buona, se no magari collaboreremo insieme e verrà una cosa trescissima, perché lui farà le tarantinate, io farò le Nora e Froniane e verrà un mix fantastico, una commedia romantica slash. Vediamo cosa salta fuori. Va bene, vi ringrazio tanto per averci seguito fin qua, vi ricordo, se vi piace le sceneggiature non la Danimarca, iscrivetevi al canale e seguiteci anche, lui non lo so, io ho la pagina Facebook, hai la pagina Facebook, no, per ora no, ancora... quindi no. Per ora c'è la mia pagina Facebook, ci vediamo alla prossima settimana, ciao! Ciao.